Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale. Siamo qui quest'oggi con un video nel secondo villaggio. Finalmente siamo tornati lì. Sto facendo pochi video lì perché mi perdo proprio, mi dimentico di averlo. Quindi ragazzi, vi invito a lasciare un pollice in su già da adesso, così mi supportate per bene e mi invogliate a fare altri video. Lasciare un commento qui sotto e iscrivervi già al canale se non l'avete ancora fatto. Ora passiamo subito con il video, cominciamo a introdurre cosa faremo in questo video. Ovviamente essendo un Clash of Clans Ita dall'inizio, che non siamo più all'inizio, però insomma siamo all'episodio non ne ho idea. Non sarà chissà che coinvolgente, non ci saranno attacconi super, però appunto andremo a maxare anche questo tipo di villaggio il più possibile. Ma prima di dilungarci ancora un po' troppo, direi di partire subito con la sigla. Perfetto ragazzi, questo è il villaggio. Allora, ho messo a potenziare la fabbrica degli incantesimi e la torre delle arciere a livello 7. Ne abbiamo ancora un bel po' da potenziare, però vabbè, niente di che. Cioè ne mancano due, i cannoni li abbiamo già portati su. Abbiamo i mortai al 3, dobbiamo farli al 4. Ci mancano 98 gemme per arrivare a prendere il quarto muratore. Ma prima di tutto ciò andremo ad attaccare qualche villaggio per cominciare a fare i primi pezzi di muro. Perché adesso bisogna fare tutto il muro al 6 e il muro al 6 comincia a costicchiare un po'. 75.000 al pezzo, che ovviamente per noi che siamo TH6 mi pare non comincia a essere un po' tantino, ma in un modo o nell'altro riusciremo a farlo ovviamente. Dopo magari vedremo di ricominciare a partecipare a qualche war, perché con le war si riesce un po' meglio a bronzatissima a fare un po' più di risorse. Perché ora come ora non sto trovando chissà che cosa, però in tutto sommato sicuramente riusciremo a maxare anche questo, perché come abbiamo fatto tutte le mura al 7 e moltissime mura all'8 nel villaggio principale, anche qua penso che sicuramente riusciremo. Ora sono 3 ore e mezza che io sto skippando senza trovare nulla. Perfetto, devo dire. Non si trova niente. Non si trova niente. Non si trova niente. Adesso disinstallo il gioco. 6.5 hours later. Ragazzi, 84.000. Lui ha messo molto strano, si può dire così, molto strano. Tiriamo giù questa torre dello stregone, questo arciere e questo cannone. Ok. Ok, dovremmo riuscire a tirare giù tutto con questi arcieri senza usarne altri. Molto bene, tirano giù anche... no, vanno va sul deposito, quindi no. Cosa abbiamo nel clan? Abbiamo dei barbari, degli arcieri e un pekka. Non è vero, perché non ci sta mai. Mi sa che non riusciamo a fare chissà che grande attacco. Cavolo, cavolo. Lanciamo più arcieri qua. A me serve l'oro principalmente. Se riuscissi a prendergli un bel po' di oro sarei tutto sommato abbastanza contento. Non dico di rubargli tutto, però insomma rubargli il più possibile già non sarebbe una brutta idea. Tiriamo giù anche questo cannone se riusciamo. Questi arcieri sono totalmente rincoglioniti. Trappola scatto ovviamente. L'importante è che abbiamo fatto 50% e che gli abbiamo rubato tutto l'oro che aveva praticamente. Quindi come attacco tutto sommato non mi lamento affatto, essendo anche uno di quegli attacchi un attimino elementari che facevamo tutti all'inizio ovviamente, perché non è che siamo partiti tutti con draghi e mongolfiere al 6 e cose varie. Mi posso anche ritirare e cominciare a fare. Ho tutto il muro al 5 mi pare. Mi pare di sì. E invece no, manca lui. Il prescelto. Il prescelto. Cioè non l'ho visto. Convinto. Invece ora è tutto perfetto. 76.000, facciamo il primissimo pezzo livello 6. Ce l'abbiamo fatta. Ora sarà una lunghissima scalata per farlo tutto, però prima o poi ragazzi ce la faremo assolutamente. Dobbiamo inoltre mettere a fare le mongolfiere al 3, perché sono davvero molto forti. In war ci danno una mano, anche appunto per riuscire a tristallare i nostri villaggi TH6 ovviamente, perché spacchiamo le difese aeree con i fulmini. Dopo andiamo a sfondare con le mongolfiere, e se abbiamo 20 posti, che è la cosa che faremo più avanti, ci facciamo donare un bellissimo drago al 3 o al 4 nel clan e andiamo diritti a sfondare senza problemi ragazzi. Adesso magari aspettiamo un attimo che finiscano le truppe e vediamo di fare un secondo attacco con questo secondo villaggio ragazzi. Le truppe sono pronte ragazzi,
Ovviamente questo qui non sarà un super video, oh mio dio. Però non c'ho le Tesla, non posso farlo e lo metto sul mortaio. Praticamente sono delle onde sonore che captano. Ok, sono sparite. Forse dovrei smettere di drogarmi, eh. Dicevo, non sarà un super video, oh mio dio, che bello, attacchi fighi. Perché appunto è Clash of Clans all'inizio, però a breve, un po' a breve, e diventeremo TH7 e quindi lì andremo a fare il barbaro. Vi spiegherò come fare un macello. Cosa sei? Dov'è il villaggio? È questo, dov'è? Ok. Appunto vi dirò come fare. Ma vabbè, ma dai, ma state scherzando. Come fare il re barbaro in pochissimo tempo, perché io l'ho fatto praticamente in un'ora e 40, due ore l'avrò fatto il re barbaro. Quindi comunque vi posso dare alcuni consigli preziosi su come fare nero ora che non si può più fulminare il deposito, perché moltissimi lo hanno fatto. Quindi ora che non si può più, come si farma nero? Lasciate un mi piace, magari ve lo porto con il primo villaggio questo video, se per voi può essere interessante. Ovviamente non userò i fulmini, non userò strategie super overpower, perché io sono un TH9, quindi non vale nemmeno. Scenderò anche, ho finito l'oro. Ok, scenderò anche un po' di lega, perché altrimenti non avrebbe neanche più senso. Se io sono al suono giapponese in cristallo, è ovvio che trovo più nero rispetto a qualcuno che magari è, che ne so, in bronzo. 3, 2, 1, via, e corrono tutti. E 105.000 io attacco lui, perché altrimenti rimango fottuto. Ok, attacchiamo lui, gli rubiamo le risorse che possiamo. Non mi aspetto chissà che super attacco, però tutto sommato magari riusciamo anche a rubargli, non so, un 50-60.000. Questo deposito sicuramente lo svuotiamo, ma è sicuro. Quell'altro è un po' meno sicuro, però vabbè, dai. Ok, gli abbiamo rubato 70.000. Praticamente il deposito grosso gliel'abbiamo svuotato. Ora andiamo ad attaccare anche l'altro. Abbiamo fatto anche il 50%. Abbiamo fatto due stelle, perché la seconda stella riusciamo a farla. Perfetto, abbiamo spaccato il mortaio che ci dava un po' di problemi. Due stelle, ci portiamo 8 trofei. E poi ci ritiriamo anche, perché non penso che riusciremo a fare altre stelle. Però stanno andando ad attaccare l'altro deposito di oro, che volendo potremmo tirarglielo giù tutto. Però impiegheremo 26 anni a tirarlo giù. Ora sicuramente mi ammireranno tutti gli arcieri, perché sono contro lo stregone e non possono fare nulla. Quindi ci ritiriamo, ci portiamo a casa questi 88.000, che non sono malissimo, devo dire. Non mi lamento assolutamente, perché essendo un TH così piccino non mi lamento. Secondo pezzo di muro fatto. E niente ragazzi, per questo video direi che è tutto, perché era un modo per farvi capire, dai, che torniamo attivi su questo secondo villaggio. Fatevi sentire con un pollice in su. Lo so, non sarà un super video, però voi provate a supportarmi più che potete, perché se quest'oggi questo video andrà bene in termini di mi piace, commenti e cose varie, magari questa sera vi porto un video con il mio account principale, con qualche video un po' più complesso, un po' più bello da vedere. Intanto scrivono in chat, ciao. Perfetto. E noi ci vediamo appunto ragazzi prestissimo. Da Piaz è tutto, un saluto e ciao ciao ragazzi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Bella.